Pronto? Buongiorno a tutti quanti, chi vi parla è Claudio Simeoni, con la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo, che va in onda alle ore 15 da Radio Gamma 5, e qui siamo con Francesco dell'Istituto Salve. Mediterraneo Studi Politeisti per parlare di Magia, Stregoneria, Paganesimo. Che microfono hai, Francesco? Prova a parlare. Il 2 dovrebbe essere come Perfetto. microfono. No, è l'1, è l'1, è 1 l'1. era un numerato sbagliato. E allora, la trasmissione di oggi non parliamo degli oracoli caldaici. Oggi non parliamo di... Perché questo? Perché la mia feroce indignazione, espressa nella trasmissione precedente, rispetto a un articolo che l'Aris aveva fatto sul Gazzettino, è stata fortemente contrastata dalle persone dell'Aris, cioè quelle stesse persone che, mettendo in ginocchio bambini, dopodiché vanno a attaccare, diffamare quelle persone che tentano invece di costruire cose diverse. Cioè loro mettono in ginocchio i bambini, dopodiché vogliono impedire agli altri di diffondere il proprio pensiero, diffondere le proprie idee, le proprie cose. Allora io mi sono fatto un po' di ricerca, Francesco. Bene. Fatto un po' di ricerca e sono andato a chiedermi chi sono questi qua dell'Aris. Allora, il Gazzettino, 19 luglio 1997, pagine locali. L'avvocato Luciano Faraon, esponente di due gruppi di ricerca sulle sette religiose, due gruppi di ricerca, tale Aris e Gris, attenzione, Aris e Gris, dopo vi parleremo anche del Gris, e il parroco a San Donà di Piave, tale Gumiero, sono stati condannati vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera, e l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo sui Politeisti è Casella Postale 53 Marostica, Vicenza. Eh no, Tanto per si essere trovate anche chiaro. su internet, sono tutti gli indirizzi sono anche su internet, perciò non c'è problema, insomma. Allora, Gumiero, sono stati condannati in appello a Venezia perché ritenuti colpevoli di aver diffamato a mezzo stampa la congregazione dei testimoni di Geova. Attenzione, diffamato a mezzo stampa. I due erano stati denunciati per un articolo su un foglio parrocchiale titolato Ama Geova e distruggi la famiglia. In primo grado, il 10 marzo 1992, il Tribunale aveva assolto i due dalle accuse di vilipendio e diffamazione per alcune affermazioni, fra cui l'equiparazione delle sette ad associazione a delinquere, comparse su un quotidiano locale e nell'intervista che Faraone aveva rilasciato al foglio parrocchiale diretto da Don Gumiero. A distanza di 5 anni, cioè si passa dal 92 al 97, a distanza di 5 anni, invece, la Corte d'Appello li ha condannati per la sola diffamazione a mezzo stampa, condannandoli al pagamento di 1 milione di multa. Vabbè. Si spera che la condanna, commentato Walter Farnetti, presidente della congregazione, faccia cessare le diffamazioni e riporti i contrasti religiosi nei limiti della polemica ideologica. Questo è quanto affermavano i testimoni di Geova. Attenzione però. Però cosa succede? Succede che si ricorre in Cassazione. Si ricorre in Cassazione e in Cassazione, dal Gazzettino del 4 dicembre 1998, dice la Cassazione, di titolo al Gazzettino, i cattolici rispettino le altre religioni. L'altrui confessione deve essere sempre rispettata anche dai cattolici nelle proprie pubblicazioni parrocchiali. Dice ancora la Cassazione, il fatto che un credo religioso ed i relativi principi si basino su un atto di fede, per cui la loro spiegazione razionale può rivelarsi difficile al pari della confutazione di una diversa credenza e di diversi dettami, non autorizza semplicistiche verbali aggressioni prive di supporto e pertanto gratuite. Prive di supporto e pertanto gratuite. Che cos'è un supporto? Se io dico ai cattolici,
voi adorate il macellaio di Sodoma e Gomorra, siccome il supporto me lo dà la Bibbia e la Bibbia testimonia cosa è il loro Dio, e io ho il diritto di scegliere. Chiaramente un cattolico dice, siccome a me mi sta bene che lui ammazzasse queste persone, a lui gli va bene quel Dio, perché ammazza quelle persone che a lui va bene che ammazzassero. Ma se io dico, tu adori il macellaio di Sodoma e Gomorra, nessuno può contestarmi che il Dio dei cristiani sia il macellaio di Sodoma e Gomorra. Nessuno me lo può contestare questo. Questo è il supporto, cioè non l'insulto gratuito, l'affermazione gratuita o fuori dallo schema, ma un'affermazione fatta all'interno di un ragionamento, fatta all'interno di disquisizioni. Ma d'altronde gli stessi cattolici ammettono che Dio è un uccisore, è un killer, Dio dei cristiani. Se ti ricordi, alla fiera di Vicenza, quel ragazzo giovane che è venuto, che era cattolico, sì. Quando noi contestavamo che il Dio avesse un diritto di uccidere le persone, ma lui lo può fare, è Dio, tranquillamente, è beato. Cioè, nel senso di dire, sì, è giusto, è Dio, ha il diritto di ammazzare le persone. Noi come pagani non abbiamo mai pensato che una divinità abbia il diritto di uccidere le persone. No. Non abbiamo mai pensato, non possiamo neanche concepirlo. E nemmeno la Costituzione della Repubblica Italiana lo concepisce, sì, questo. Cioè, però tieni conto che lui tranquillamente, con la massima tranquillità, ha detto solo perché Dio ha il diritto di uccidere le persone. E questa era la motivazione di un cattolico. Allora, in questa sentenza di condanna che arriva definitiva in Cassazione, attenzione, qui non abbiamo delle persone che un giorno facevano i ladri e dopo dicono, beh, adesso ci occupiamo di religione, per cui chiaramente le due cose sono diverse. Qui abbiamo una condanna all'interno della stessa attività. È una condanna della stessa attività che, se condanna Faraon quale esponente dell'organizzazione, l'intera organizzazione è responsabile di diffamazione. Tanto per essere chiari. Sì, anche perché è stato condannato per un'attività esplicita dell'associazione, esatto. Non è un'attività collaterale, esatto. Cioè non è che lui fosse iscritto all'associazione e poi per cavolo si fa una cosa, sì. Fa una cosa che è nello statuto dell'associazione. Esatto, che poi Faraon venga cacciato via dall'albo degli avvocati, perché lui attraverso la sua professione, uno dei pochi avvocati in Italia, venga cacciato via dall'albo, perché attraverso la sua professione truffa delle persone, quello è un altro discorso, cioè è lui Faraon che è un truffatore. Questo non glielo imputo all'Ares, anche se io personalmente so benissimo che a una determinata tensione religiosa corrisponde anche una certa tensione morale e corrispondono anche dei comportamenti. Ma questo è un altro discorso. Pensare che Madre Teresa di Calcutta, che tanto aiutava i poveri, sì, spendeva i soldi da chi truffava i fondi di pensione degli americani. Esatto. Ma poi parleremo anche di questo, perché una radioascoltatrice, sì, che lei citava la Teresa di Calcutta, si è dimenticato che questa porca comperava e vendeva bambini, sì, e comperare e vendere bambini è censurato dalla Corte di Cassazione con una sentenza precisa, ma poi ci arriveremo anche a questo qua, Francesco. E Gommiero, alla notizia di essere stato condannato in questo modo, di essere stato richiamato al rispetto delle altre religioni, che lui si sentiva Dio, ricordatevi sempre, il Dio dei cristiani è il macellaio, ma il Papa è il macellaio di tutti gli altri, il Vescovo di tutti gli altri, meno che il Papa, cioè abbiamo la riproduzione della situazione del pollaio in pratica, no? Dice, ma io veramente volevo difendere la famiglia, col cavolo, non è vero, è una menzogna. Tu volevi difendere la famiglia dei ruoli, cioè volevi difendere il diritto del più forte all'interno della famiglia di mettere in ginocchio il più debole. Volevi difendere il diritto del possesso della famiglia, perché i figli, la moglie, il marito, eccetera, non sono persone, non sono delle persone che vivono insieme per costruire un futuro. Ma per te la famiglia non è altro che oggetti di possesso. Questo tu dovevi difendere. E nell'articolo che noi abbiamo censurato, fatto da sta Ganza, che riporta le affermazioni di una tale Arianna e di una tale Mirella, la mamma Milena, che ho saputo oltretutto che è anche un personaggio estremamente squallido, l'ho anche vista una volta e mi è sfuggito, ma verrà il momento in cui la ritroverò in qualche altra assemblea. E saprò contrapporre idea ad idea, non diffamazione a diffamazione, posizione a posizione. Allora, questo personaggio in questo articolo, cos'è che lei reputa, cioè cos'è che questa Milena imputava a questi altri che non vengono mai nominati nell'articolo, guarda caso chi siano o chi non siano, imputava di avergli portato via la bestia d'allevamento. Cioè questa ragazza, questa figlia, non era una persona che pensa, che decide, che sceglie, ma questi qua la condizionano. Oltretutto io mi sono fatto anche una piccola ricerca, no? Perché un'altra radioascoltatrice mi ha parlato di un'altra cosetta interessante.
mi ha detto: io ho i libri di questi personaggi e ho il libro del personaggio di Daré. Allora, il personaggio di Daré, Michele Daré, scrive il libro Nuovi Idoli e Nuovi Dei. Io sono andato consulente del mistero degli interni. Ah sì, ecco. Io sono andato in libreria e sono andato a cercarmi questo personaggio Daré. Allora, questo personaggio Daré, io voglio chiedere, qual è il livello giuridico a cui si appella per fare ste porcherie? Cioè, a qual è il livello giuridico che si appella? E io l'ho trovato, il livello giuridico che si appella a questo personaggio. Adesso qua non ce l'ho mica. Comunque, si tratta dell'articolo 628 del codice penale. L'articolo 628 del codice penale, se un attimo di tempo te lo tiro fuori, sì, parla del trattamento delle persone in situazione ospedaliera. Cioè, 728, scusa, spendiamo un attimino, eh. L'articolo 728, trattamento idoneo a sopprimere la coscienza o la volontà altrui. Cioè, quando una persona è all'interno di un istituto ospedaliero, i trattamenti che comportano la soppressione della coscienza e della volontà, chiunque pone taluno col suo consenso in stato di narcosi o di ipnotismo o segue su di lui un trattamento che ne sopprime la coscienza e la volontà, è punito con l'arresto da 1 a 6 mesi e con la ammenda di lire 600.000. Naturalmente sto da re di cos'è che rimpiange? Rimpiange che non ci sia reato di plagio. Ma vi ricordo che il reato di plagio è stato levato via perché tutti i cattolici erano accusabili di plagio. Ma infatti è solo mettere in ginocchio bambini davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra è un atto di plagio. Per questo è stato levato via. Però lui lo spera che sia ad hoc. Beh, tieni conto che difatti levato il reato di plagio l'hanno inserito nel senso della religione anche nelle scuole materne. Sì. Decisamente, che prima questo non era possibile inserire il segreto di religione negli asili, esatto, ma soltanto nelle scuole elementari e su. Esatto. E la cosa più grave ancora, di cui ne parleremo eventualmente dopo, è che in questo articolo, guarda Francesco te lo do, c'è la fotografia dell'assassino del Giappone, quello che ha avvelenato. Abbiamo un sì, che poi anche perché che se tu fai una cosa molto strana, in Giappone esiste soltanto un'azienda che vende a maschera antigas. E i giorni prima, nella borsa di Tokyo, stranamente ci fu un'impennata delle azioni di questa società. Non si sa come mai, non si sa perché, insomma, stranamente. E poi qualcuno parla, sono accuse che io non ho potuto verificare, che questa setta organizzasse degli esperimenti per conto delle forze armate. Soprattutto in Australia. Se chi legge Nexus, che è una rivista che parlano anche qui in radio, queste accuse vengono riportate normalmente, cioè che questa setta non fosse una setta, ma fosse un paravento che giustificasse ben altre cose. Allora, abbiamo, e in questa immagine, guarda caso, c'è l'immagine dei druidi. Cioè, i druidi in Inghilterra, che vi faccio ricordo che da un articolo del Gazzettino, vi riporto l'articolo del Gazzettino così non mi potete dire. Sì, ma tra l'altro questa foto, Claudio. E l'hanno usata anche con noi, quella dei druidi. Sì. Un articolo che hanno dedicato a noi, Gazzettino, ha usato la stessa foto dei druidi. Beh, ma comunque molto originali. Ma comunque questa roba qua mi fa incazzare, perché dal Gazzettino del 13 dicembre 1994, ormai una buona raccolta di articoli, strega cappellana universitaria. Su richiesta di una quarantina di studenti, la sacerdotessa pagana 29enne Susan Leyburn, detta Strega Bianca, è diventata cappellana dell'Università di Leeds e, basandosi sull'antica religione pagana dei druidi, darà consigli spirituali agli studenti. Naturalmente, gli altri 11 cappellani appartenenti alle maggiori confessioni e 7 cristiane ed ebraiche, tutte le religioni rivelate, non sono affatto entusiasti. Cioè, praticamente, si mette vicino a un assassino che non ha niente di religioso, no? Quello che è una religione riconosciuta in Inghilterra. E questo mi sta sulle palle, perché questo è attentato al dettame religioso, perché voi e i cristiani non gli frega niente di questo qua che ha fatto i massacri in Giappone. Assolutamente. Gli frega semplicemente combattere il paganesimo, combattere il politeismo, combattere a livello di diffamazione, sì, esatto, qualunque cosa che avvenga. E il fatto stesso che l'articolo non cita nessun gruppo, non cita nessuna setta, non cita nessuno, è diffamatorio, tanto più che alla fine riporta il rapporto del Ministero degli Interni sui vari gruppi, che il Ministero degli Interni ogni aprile
manda fuori un rapporto generale sulla religiosità in Italia, che è un rapporto oggettivo, cioè non ha niente di... No, ma questo rapporto è ancora peggio, perché è stato fatto in collaborazione col CIRS, e sul rapporto si ringrazia il CIRS. Lasciamo perdere Tanto per darti... dove si prendono i dati. Diciamo che il Ministero dell'Interno cerca di fare un rapporto per conoscere quello che sono i vari gruppi religiosi. Diverso è invece l'attività mafiosa del CIRS, del CRIS, dell'ARIS e di tutti quelli che usano questi rapporti per far scattare allarme sociale. E questo ce lo vediamo dove va a parare. Il 60% dei genitori ama le maniere forti coi figli, risultato un morto alla settimana. Agli inglesi piace educare a suon di botte. Vi ricordo che le affermazioni di Wojtyla contro Spock, dottor Spock, sì, l'altra volta, vanno in questa direzione. Bene, dice questo articolo, il giudice inglese ha assolto l'uomo ritenendo che avesse ogni il diritto. In appello la Corte Europea per i diritti dell'uomo lo ha invece trovato colpevole e ha decretato che la legislazione britannica viola i diritti di chi non ha ancora raggiunto la maturità. E di questo mi riallaccio, questo articolo qua, a una signora che ha telefonato nell'altra trasmissione giovedì scorso e ha detto: si fa, mi viene tanto a dire e mega porta via moglie e fiori, però ti bastonava, cioè il marito bastonava moglie e figli, sti qua si era trovato nella situazione migliore di andare con questi gruppi, con quello là, per riuscire a risolversi la loro situazione. Che al limite può essere successo che loro non avevano la capacità di uscire, hanno usato un pretesto per uscire. In ogni caso, qualunque sia, cioè, come ho detto a un'altra signora che invece diceva che quelli dell'ARIS l'hanno aiutata, ogni persona ha il diritto di andare a raccogliere aiuti là dove gli vengono offerti gli aiuti. Ciò che non è accettabile è la diffamazione ed è il terrorismo, è far credere che esiste una situazione di allarme quando la situazione di allarme non esiste. Perché questo? Perché questo comporta la devastazione sociale. Ci facciamo un piccolo ricapitolino di questa Ganz, di questa giornalista. Se tu guardi l'articolo, quell'articolo dice a un certo punto, secondo altre interpretazioni la radice va invece ricercata, la terza colonna in basso, ricercata nel verbo sequor, sequi, o anche sector, sectari, cioè seguire o significare una scuola di pensiero che diventa dottrina, eccetera eccetera. Questo concetto sta donna l'aveva già scritto in un articolo fatto del Gazzettino dell'11 maggio 1998. Vogliamo leggercelo qui, cosa dice in pratica? Setta di per sé non è un termine negativo, ha spiegato Lorenzo Minuti. Dopo parleremo anche su Lorenzo Minuti. Docente, può derivare dal latino sequor, indicando chi segue un leader, oppure da seco, riferito in questo caso ad un certo numero di persone che si separa dal resto della collettività. Questo Lorenzo Minuti, guarda caso, è lo stesso identico personaggio, io ho la registrazione televisiva, se poi a qualcuno potesse interessare, che viene a fare l'affermazione che fa da sottotitolo all'articolo incriminato. Serve una mano amica dall'esterno per tirarti fuori. La trasmissione è fatta da sto personaggio del Chris, dove pronuncia la stessa identica frase. Fu una trasmissione televisiva su Rai 1, uno speciale a cura di Bruno Mobrucci, con la presenza in studio di Bouchard Giorgio, che è quello di Valdesi, il quale era un pochino scandalizzato delle affermazioni di Minucci, fra le altre cose il fatto che era l'anno in cui buttavano i sassi di Jack Havack, questo era opera dei satanisti, cioè questo era pazzo completamente, no? Infatti è opera dei cristiani, del vuoto che costruiscono. Naturalmente solo i cristiani hanno il diritto al commento, infatti in quella trasmissione c'era solo Bouchard e Minucci che commentavano ciò che vedevano. E basta, non c'erano gli altri. Sì, sì, sì. Fu una trasmissione di puro e semplice terrorismo, tanto per essere chiaro. Andiamo un pochino avanti, cosa comporta questo? Quell'articolo là che vi ho citato, fatto sempre da quella persona, da quella Barbara Ganz, fu un articolo all'interno di un raid satanistico. A Mestre è stato fatto un raid satanico. Non ve lo ricordate più? Si trattava di dover lanciare una conferenza di merda fatta con la presenza di Centenaro. Centenaro. Com'è che si lancia una conferenza di merda? Attenzione, il tutto è stato scoperto ieri, questo raid satanistico,
dai carabinieri di Mestre. Non è vero, è una menzogna. Perché, attenzione, avvisati dall'ex presidente del quartiere Terraglio e attuale consigliere a Mestre Centro, Aldo Paoletti, a sua volta avvertito dal parroco della Trinità, Don Gino Piazzon. Attenzione, partono dall'ultimo per arrivare alla fine. Com'è il discorso esatto? Don Gino Piazzon, dal mio punto di vista, è andato là, ha fatto il raid satanico, io non lo posso provare, però è logico in questo termine. Ha fatto il raid satanico, poiché ha telefonato al suo amico Aldo Paoletti, Aldo Paoletti, il quale Aldo Paoletti ha chiamato i carabinieri. Naturalmente il gazzettino gli ha dato 6 colonne e hanno lanciato una conferenza di merda che sarebbe fallita. Sì, ma ti posso anche dare una curiosità parlando di questi elementi. Io qui ho sotto mano un libro di un personaggio, si chiama Giuseppe Cosco. E niente di particolare, questo qui è uno che vive a Catanzaro e oltre a fare varie cose è consulente della polizia della Calabria per l'indagine sui gruppi satanisti. Beh, io sfido qualsiasi persona, io ho addirittura la foto di questo Giuseppe Cosco assieme a una squadra speciale della polizia calabrese che fa l'indagine sui satanisti. Io sfiderei qualcuno a trovare un atto satanico successo in Calabria. Eppure questo qua campa scrivendo libri tipo Per i cristiani il ritorno di Satana, ho la fotografia che lui collabora con la polizia, con la foto ricordo praticamente sua assieme alla squadra polizia, e vorrei ricordare che in Calabria è successo un fatto di una bambina da Maltea, una bambina uccisa dai cristiani per esorcizzarla dal demonio. E allora nel momento in cui gente del genere va a indirizzare, a fare delle indagini, a spendere soldi, a distogliere delle attenzioni, utilizza la polizia per permettersi di campare, perché alla fine ci campa come consulente, nel momento in cui i cristiani vogliono scacciare il diavolo, uccidono una bambina di pochi anni per fare l'esorcismo. Questo è un fatto, è stato declatante. Nessuno è intervenuto per cercare di bloccare queste famiglie o questi pazzi, ma nessuno faceva problemi perché i cristiani facevano l'esorcismo, perché in 5-6 persone sono andati a bastonare una bambina per cacciare fuori il demonio, perché secondo loro era indemoniata. Nessuno ha pensato che questo, invece di dare i soldi a Giuseppe Cosco, di aiutare le famiglie o di creare delle strutture in cui le famiglie potessero aiutare o di disattivare questi pericoli. Nessuno, perché erano cristiani, avevano diritto di uccidere una bambina di pochi anni. E il processo è andato anche su Rai 3, perciò cioè, è un fatto abbastanza conosciuto, perché erano cristiani, si ispiravano a Dio, volevano cacciare il demonio e avevano detto di uccidere la bambina. Questo qui, che non esiste un fatto satanico in Calabria, cioè io non ne ho mai sentito parlare, questo qui fa il consulente. E allora questo qua dimostra chiaramente che dare credito a questi elementi, a queste persone, significa creare situazioni di disagio e di pericolo. Cioè, e poi si campano sopra, perché campano sul nulla. Campano sul terrore praticamente loro stessi innescano un pericolo, una minaccia, parlano di una minaccia che non esiste, parlano di un pericolo che non esiste. La gente, siccome i cristiani hanno bisogno del terrore, della paura, logicamente vanno a pompare queste notizie inesistenti, creano il fatto, creano la tensione, e di fronte a questa tensione sui giornali logicamente qualcuno dice andiamo a vedere cosa succede, e chi si vanno a prendere come consulenti? Vanno a prendere questa gente qua, questa gente campa in questa maniera. Cioè basta pensare che ad esempio anche come si comportano questi tipi. Noi abbiamo avuto l'esempio della conferenza nostra di Treviso, vietata dal sindaco. Ci arriviamo. Però no, tema per dopo. Ecco. Allora, questo è il discorso di come viene lanciata una conferenza e come viene lanciato l'allarme sociale a Mestre. Abbiamo visto cosa fa questi personaggi. Dopodiché, Dopodiché, cosa succede? Vi ricordate l'anno scorso del rapporto sulle sette? Non facevano altro per un mese a parlare di quello. Non c'è stato un arresto, non c'è stata un'indagine. Ma neanche una multa? Non c'è stata una multa, c'è stato assolutamente niente. Perché? Perché non c'era assolutamente niente da imputare, se non la fame di terrore che hanno i cristiani da imputare agli altri. Non c'è. E qui ho tutti gli articoli, se volete, 7 allarme giubileo dalla Repubblica, oppure abusi sulle 4 figlie, ma non credo che questo qua sia. La più piccola ha 6 anni, l'uomo è stato arrestato, onere in famiglia a Foggia, la moglie era costretta a prostituirsi per forza, a forza di percosse e bastonate.
se dopo diventa testimone di Geova questa per scappare sì. via Beh, ricordo allora, sempre parlando, faccio un inciso, che Beppe Bisetto, capo del CS di Treviso, gli hanno chiesto sul Gazzettino qual è la sua paura, ha detto che qualcuno vada in piazza San Pietro e si metta nudo. Cioè, cavolo, che azione criminale e non indifferente. Sai quante suore scandalizzate. Napolitano ha lanciato l'allarme, troppe sette, il giornale di Vicenza dell'anno scorso, eh? Siamo sempre dell'anno scorso questo qua. Prima obbedienza assoluta, pagine locali di Mestre del Gazzettino, oppure ancora allarmi sulle sette per il giubileo, Corriere della Sera, e ne abbiamo quanto ne abbiamo. E cosa partoriscono alla fine? Nuova pista per Nadia Rocci, si cercano tre complici delle ragazze, erano pagani, stavano facendo un rito, la dea Osiride. Implicate un omicidio. Questa porcata non è altro che altro allarme sociale per riuscire a trovare qualcosa. Bisogna che questi guai faccia qualcosa. Perché non fanno niente? Perché non fanno niente? Bene, una setta tipo quella dell'Aris, del Cris, sì, eccetera, fa questa operazione. Naturalmente, davanti all'informazione, da un'informazione di possibile reato, la polizia indaga. Naturalmente avvengono 10 colonne sulla Repubblica di sta roba qua sul niente. Beh, facciamo anche un altro esempio. In quel periodo a Vicenza c'è stato lo scandalo di questa di Carismatici, è stato arrestato il capo, che poi è scappato. Perché per truffa, sì, è stato cioè che processato tutto il resto, e poco tempo dopo cosa ha fatto il Papa? Ha fatto un'udienza speciale per i carismatici in piazza San Pietro incoraggiandoli. Right. E nessuno ha avuto da ridire. Quando chi è a Vicenza leggeva il giornale di Vicenza e vedeva casi del genere, cioè denuncia per truffa, per estorsione e tutto il resto, e nessuno aveva da recriminare. Tenendo conto che il giornale di Vicenza ha detto è stato mandato, fatto l'ordine di cattura soltanto perché il cardinale Ruini, lui lo diceva il giornale di Vicenza, gli ha tolto la protezione, perché se il cardinale Ruini non gli toglieva la protezione, non si faceva neanche metodo di cattura. Truffava, derubava, continuava a imbrogliare, ma non ha importanza. E abbiamo ancora quell'ombra del demonio su quel dito, sempre a proposito di Nadia Rocci, le amiche sataniche avevano un complice, e alla fine, il 7 luglio 1999, cosa scopriamo? Quel buio. Buio anche il cielo di Marilena. Sono sempre stata convinta che la mia vita fosse segnata dal dolore. La mia nascita e dopo 8 mesi la morte di mio padre, soffrivo per la solitudine. Non andavo d'accordo con mia madre, che un giorno mi rinfacciò che la morte di papà era colpa mia, e così via. Tutte le porcherie che queste ragazzine hanno subito e si sono trasformate. E ricordiamoci l'arresto anche di un prete in quel paese. Il parroco di Foggia. Che sappiamo che il paese era marcio. Era marcio perché? Perché il sistema educazionale era marcio, esattamente come sta Milena ha messo in ginocchio sua figlia e l'ha venduta, l'ha trasformata in oggetto di possesso, in merce. Dopodiché però sti quasi cattivi. No, lei che ha fatto le porcate con sua figlia. C'è chiaro questo? È stato un bravo genitore cristiano. Gli ha insegnato il senso di colpa. Sì. Puoi mettere per i cristiani il senso di colpa è fondamentale, Claudio. Ma vuoi vedere ancora questi satanisti? Messe nere, violentati 10 bambini. Siamo del 13 novembre 1998. A Modena, messe nere, violentati 13 bambini. È implicato il parroco, sono implicati i maestri e in appello hanno avuto condanne per 35 anni. Per cui si lancia l'allarme sociale per coprire le porcherie fatte dai cattolici. Ma porcherie educazionali, cioè si prepara il bambino fin da piccolo perché diventi criminale da grande. Avete dei dubbi su questo? Guarda, ce l'ho qua. Super testimone al processo per i delitti di Foligno. Ve li ricordate i delitti di Foligno? Quando Chiatti ha violentato 3 bambini? Bene, Tiziano D'Amico, 28 anni, detenuto nella casa di Forlì per furto, un certificato penale di 3 cartelle, impiega 1 ora per raccontare ai giudici come un sacerdote, ora quasi 90enne, avrebbe violentato Luigi Chiatti, il geometra di Foligno, condannato a 2 ergastoli per gli omicidi di Simone Allegretti e Lorenzo Paolucci. Avevano sia lui che Chiatti 5 o 6 anni, erano usciti per raccogliere il muschio per fare il presepe dell'orfanotrofio Beata Lucia di Narni, dove erano stati accolti appena nati.
Da parte di chi? Chiede il presidente della Corte d'Assise. Emanuele Medoro. È stato il prete dell'istituto, risponde il testimone senza esitazione, e fa anche il nome e il cognome del religioso. Dopodiché c'è tutto il resto. Questo è dalla Repubblica del 1 dicembre 1995. È ormai un po' qui di anni, sì, un sì. po' di archivio. Sì, ma si può stare di capire anche perché quel bambino è stato affidato a qualche famiglia, era in un orfanotrofio. Chissà perché, per non essere maligni. Giravano soldi, purtroppo noi avevamo avuto 50 anni di democrazia cristiana, adesso uno dice, piuttosto che i comunisti c'era meglio la democrazia cristiana. Sì, però ricordatevi che al di là di quello che voi potete pensare, 50 anni di dominio della democrazia cristiana ha costituito la violazione del dettato costituzionale. In pratica tutta l'assistenza sociale, tutto quello che era il supporto al divenire delle trasformazioni sociali è stato lasciato in mano ai preti. Cioè i preti hanno avuto i finanziamenti per gestire tutto l'apparato sociale, dalle parrocchie agli orfanotrofi, ai preti nelle carceri, ai preti negli ospedali, eccetera. E sono stati supportati per 50 anni. Sì, per ma Claudio, non ti dava a pensare che i cristiani sono così prodighi, ad esempio, ad aiutare i tossicodipendenti, si fanno dare i soldi dallo Stato, che non si vogliono inventare, che bisogna salvare la gente che è dalle sette, e si fanno dare i soldi dallo Stato per il sito sociale di salvare queste persone che escono dalle sette. Esatto. Cioè, uno che vuole essere maligno. Infatti, ci sono soldi che girano. Ci sono senso, soldi crea un allarme, crea una tensione che poi non esistono, cioè, fatti di gente che è condizionata da sette non esiste, gente che è in quelle condizioni, però se tu crei la tensione lo Stato non avrà la struttura per fare questo, come esiste una sanità privata che è in mano alle clericali, come esistono le cliniche psichiatriche che sono in mano ai preti, come esistono le scuole in mano ai preti, come esistono i centri sociali in mano ai preti, come esistono le comunità che devono salvare i drogati, non da togliere che lo Stato di fronte a un fatto di stampa, di massa, dice è un fatto consistente, creiamo una struttura che aiuti queste persone, esatto. E di conseguenza chi è più indicato di salvare queste persone? I preti. Però finanziamenti a non finire. Allora, è un fattore anche economico, non male, sì, che poi si abbina perché praticamente creano la sottomissione, creano la dominazione per il loro Dio e sono pagati dagli altri. Esatto. Sì, sì, no, è perfetto quello che dice Francesco. Allora, io ho difatti, sai, esiste in medicina il trattamento sanitario obbligatorio. Probabilmente il Vaticano proprio il trattamento religioso obbligatorio. Trattamento religioso obbligatorio, è vero. Comunque, io dell'Aris ho trovato anche un bellissimo annuncio, perché sto Aris si faceva pubblicità sulla Repubblica, c'è una lettera del 30 dicembre 1997, all'interno della finestra di Barbara Palomelli, dove c'è questo Harris che aiuta le persone. No, questo Harris distrugge le persone. Questo Harris vuole trasformare le persone in bestiame da comprare e vendere e deve impedire a chiunque di essere concorrenti alla Chiesa Cattolica. Per cui questa è mafia. E questa mafia com'è che si esprime sul territorio? Cosa abbiamo subito noi da sti mafiosi? Ma siamo stati noi a impedirti di parlare, me fa, eh? Aris e Chris, la stessa identica organizzazione. Faraon era responsabile di tutte e due. Allora, cosa succede? C'è un tale che è vicepresidente del Gazzettino, vice responsabile del Gazzettino, tale Edoardo Pitalis. Quando qualcuno mi ha diffamato sul Gazzettino e io ho scritto una lettera per il diritto di replica al Gazzettino, Pitalis ha detto: io me ne sbatto altamente del diritto di replica, mi me ne sbatto altamente della legge, mi me ne sbatto altamente dei diritti sociali, tu non ti difendi, tu non hai il diritto di difenderti, io la tua lettera non la pubblico perché io ho il diritto di diffamarti. Questo è ciò che dice il Gazzettino. No, Nico, mi ha fatto paura, fisico. Tu mi hai fatto prendere paura. Scusate, Nico, il grande guardiano della radio, è venuto a trovarci. Come? Della cooperativa. Della cooperativa, scusa, nella cooperativa. Sì. Se ne registra proprio il giorno di partito. Grazie. Ieri nessuno ti aveva amato. Infatti, almeno il diritto di replica da questa radio ce l'ho. Se non altro, per questo motivo sta radio è grande. Va bene. Va bene. Va bene, andiamo avanti un attimino. Pitalis ha detto questo: non mi ha consentito il diritto di replica e ha permesso a qualcuno di diffamarmi perché a lui gli faceva comodo, perché Pitalis è un vigliacco, è esattamente come quelli dell'Aris.
cioè, io ti diffamo ma tu non puoi difenderti. Questo è che mi ha detto. Chiaramente non me l'ha detto in questo modo, l'ha detto coi fatti, l'ha detto con l'azione, l'ha detto impedendomi di replicare ciò che lui aveva scritto. Chiaro. Comune di Treviso, raccontiamo questa. Sì. Comune di Treviso, noleggiamo una sala, paghiamo la sala, affittiamo la sala, abbiamo il diritto a quella sala, abbiamo il diritto ad esporre il nostro pensiero. Dopo magari quelli del Cristo dicono, ah, ma non si sa cosa chi pensa, e si nascoste i segreti. No, affitto una sala pubblica. Hanno il problema di pensare, che pensano forse questo, non è quello che pensano. Il problema loro non è dire questi pensano, ma pensano, cioè non cosa pensano. Il fatto che usano la testa, usano il pensiero, questo diventa pericoloso per questo loro. Questo è pericoloso. Affittiamo tutto. Cosa dice Gentilini sotto pressione di quelli del Cris? Sotto pressione di quelli del Cris. Perché? Perché Gentilini non gliene fotte un cazzo chi parla o chi non parla. Cioè, tanto, siamo pagato, noi pagato, che attacchiamo i cattolici. Gentilini non ne frega niente, lui ne frega semplicemente a fare il sindaco. Però qualcuno fa pressioni. E anche cosa perché dice... il capo del Cris faceva parte del Consiglio Comunale. Ed era faceva parte della maggioranza. Faccia parte della mafia, eh? Solo ora, con l'invio del volantino di pubblicizzazione, se ne è vinta la natura, che non è corrispondente ai canoni di utilizzo di una sala pubblica comunale, per il taglio dato alla discussione. Attenzione, per il taglio dato alla discussione, per quello che voi pensate, per quello che voi volete dire, voi non dovete dirlo, eh? Paganesimo, magia e stregoneria come liberazione dall'oppressione cristiana. Questo è il risultato mafioso dell'Aris e del Cris e del CIRS. Sì, no, anche perché il CIRS ce lo troviamo a Bologna. Cosa ci c'è, c'è la sede nazionale del CIRS a Bologna. Sì, appunto. Cris qua a Treviso, l'Aris è qua a Mestre, eccetera. Sala negata all'apprendista stregone dal resto del Carlino. Si rivolge ai pubblici ministeri. Beh, col pubblico ministero che hanno eletto a Bologna, che posso usare qualsiasi epitafio per definirlo nel modo più spregevole possibile, e ho la possibilità di dimostrare quanto quest'uomo è spregevole. Io ho una buona memoria, ricordo anche delle operazioni fatte dal Gazzettino con quest'uomo, ricordo molte cose. Ci sono altri pubblici ministeri che posso anche citare con epitafi, anche uno di Treviso. E per azioni fatte, per azioni. Posso dimostrarlo in qualsiasi modo, tanto ne ha conoscenza anche del Consiglio Superiore della Magistratura, ne ha conoscenza anche il Presidente della Repubblica, l'ex Presidente della Repubblica, lo stesso, no? Sì. Ah, ne ha conoscenza anche il Ministero di Grazia e Giustizia, fra le altre cose. Ma comunque non è importante questo. Dice il resto del Carlino, non ha gradito che il Presidente del quartiere Reno, Stefano Grandi, gli negasse all'ultimo minuto, per motivi pretestuosi, la sala, dopo avergliela concessa per la sua conferenza dal titolo Paganesimo, politeista e stregoneria, così Claudio Simeoni, meccanico, che si autodefinisce apprendista stregone guardiano dell'Anticristo, ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Bologna per chiedere giustizia per quella che definisce una discriminazione. Una Procura della Repubblica come Bologna, che accetta operazioni fatte dal CIRS, come quelle che hanno fatto a Marco Dimitri, che gli hanno fatto un anno di galera, con delle prove false, imbastendo... No, che non esistevano neanche, inesistenti soprattutto. Esatto, imbastendo reati infamanti, gli hanno fatto fare un anno di galera, con dei reati infamanti sulle spalle che non sono mai avvenuti, perché il Tribunale, ricordiamo che ha assolto Marco Dimitri, non per non aver commesso il fatto, ma perché il fatto imputato non esiste, non è mai esistito. Bene, questa operazione voluta da Biffi e voluta dal CIRS, dopo che se vogliono mi denuncino pure, voluta da loro, aveva uno scopo preciso, destabilizzare la Costituzione della Repubblica Italiana. Perché se passava questa operazione con Marco Dimitri, potevano farla su tutto il territorio nazionale. Il diritto di parola, il diritto di espressione, il diritto di fede religiosa veniva negato da questo nuovo inquisitorio. Marco Dimitri, bruto, con poca cultura, da solo, orfano, cioè, è riuscito a resistere un anno di galera, veramente c'è da scappellarsi davanti, un anno di galera con queste robe e ad affrontare una situazione. Sì, ma sul caso di Dimitri c'è da pensare che le accuse da cosa consistevano, cioè nel senso, una ragazza lo accusava, bene, questa ragazza ha denunciato Marco Dimitri dopo che aveva parlato col presidente del CIRS, dopo che lui aveva parlato col presidente del CIRS, questa ragazza è andata a denunciare Marco Dimitri. E l'altro bambino, che gli veniva attribuito delle responsabilità di Marco Dimitri,
è stato sottoposto, prima che i genitori denunciassero Marco Di Mitri, è stato sottoposto a un esorcismo da parte di un prete cattolico e la famiglia era molto religiosa. Benissimo, tutte queste accuse che erano pesantissime, che erano gravissime, hanno tenuto una persona innocente in carcere per un anno, in carcere preventivo, ed è stata assolta perché il fatto non sussisteva, non per mancanza di prove, proprio perché il fatto non era mai successo. E questo era avvenuto nei confronti di Di Mitri, non perché questi fatti esistessero, ma perché era partita una campagna di stampa che aveva creato un forte allarme sociale a Bologna, aveva creato il terrore, la paura, l'incubo, sul nulla, sulle cose inesistenti. Esattamente come sto articolo sul Gazzettino. Esatto. Cosa è successo? Che quando Marco Di Mitri è uscito dal carcere, tutti sono rimasti sconvolti dal fatto che fosse stato assolto, perché il fatto non sussisteva, e fu intervistato dalla televisione. Benissimo, fu un'intervista televisiva, normalissima, in cui non diceva nulla di particolare, rivendicava sul suo diritto di poter parlare e dire e si lamentava di essere stato condannato innocente. Il Presidente della Repubblica, cioè stato processato, incarcerato, e processato per poi essere assolto, il Presidente della Repubblica da allora arrivò al punto di fare convocare i giornalisti, dire fa Marco Di Mitri non ha il diritto di parlare. Non ha, cioè che la cosa è impossibile dal punto di vista istituzionale fare un'affermazione del genere. Se voi vi ricordate, lo stesso Di Pietro, no? Pubblico ministero, quando era pubblico ministero al processo, che fu accusato perché faceva parlare Craxi, no? Gli aveva dato tutto lo spazio, lui ha detto, ha dichiarato, ma intelligentemente, con un pubblico ministero intelligente, se un imputato parla, io lo devo lasciare parlare. Cioè, se una persona parla, io devo farla parlare, perché così capisco. Così capisco. Allora, qual è il nocciolo centrale? È non far capire, creare confusione, impedire la comprensione delle cose. Ma difatti io chiesi anche addirittura il giudizio di alcuni cattolici che avevano visto la trasmissione, così che conoscevo, e lui mi disse, cioè, onestamente, personalmente mi disse, non ha detto nulla di particolare, cioè ha detto delle cose normalissime, tranquillissime, cioè in cui uno che si lamenta perché fa ingiustamente un anno di carcere, penso che abbia detto di lamentarsi. Che uno dice, io non faccio nulla di nocivo, faccio le cose che a me piacciono e non creo nessun scompenso agli altri, ho detto a farle. Il Presidente della Repubblica di allora, Scalfaro, dice, non ha detto di parlare. Soltanto perché? Perché Scalfaro, sappiamo, mirava la santità. Cioè, un Presidente della Repubblica che era passato alle cronache, non tanto per la sua capacità politica, ma quanto per aver schiaffeggiato una donna in un ristorante negli anni 50, perché era troppo scollata. I telefoni, le linee le apriremo verso la fine della trasmissione, cioè dopo le 16. Non tentate neanche di telefonare perché tanto sono staccati i telefoni. Anche perché Franco ha ricevuto un attacco per telefono, cioè gli hanno rovinate parecchie telefonate. Per cui adesso i telefoni verranno accesi quando noi decidiamo di essere accesi. Posso dare delle notizie, delle coordinate sul GRIS, sul CIRS? Allora, il GRIS è un'associazione nazionale che si occupa di studio delle sette. Benissimo, questa è la sede a Bologna, presso il Vescovado. Benissimo, il GRIS ha modificato il suo statuto su richiesta della Chiesa Cattolica Italiana per essere riconosciuto dal Vaticano, dalla Chiesa Cattolica, dalla CEI, come organismo che si occupasse di questo argomento. Allora, tutte quante le sedi del GRIS sono divise per diocesi e un gruppo del CIRS si può formare soltanto nel momento in cui il vescovo della diocesi nomina un cappellano che segue l'associazione. Per cui i vescovi sono responsabili di atti terroristici, atti mafiosi nei confronti della libertà di parola e di pensiero delle persone. Vi rendete conto che appunto quelli che un gruppo che vuole formare, disse, noi vogliamo, siamo cattolici, vogliamo formare un gruppo che si occupa, questo che si chiama il CIS, vogliamo dire questa associazione, non possono partire finché il vescovo non nomina un cappellano speciale per loro. Allora, adesso, e chi non crede su queste cose va su internet, sul sito della Chiesa Cattolica Italiana e vedrà che quelle cose che io ho detto le trovo su internet, le trova benissimo documentate sul loro sito. E adesso passiamo a una carrellata su cosa succede per l'attività educazionale cattolica. Adesso facciamo una carrellata di episodi da questo punto di vista, dopodiché passeremo alle sentenze della Corte Costituzionale, Corte di Cassazione. Ecco, volevo aggiungere un'altra cosa. Un'altra persona che ad esempio contribuisce molto a creare questo allarme sociale, questo terrore, esempio, è la Cecilia Gatto Trocchi. Benissimo, la Cecilia Gatto Trocchi è arrivata, cioè è cristiana, è una persona che va in giro a distribuire i santini della Madonna.
Cioè, io di questa cosa ho la registrazione. La Cecilia Gatto Trocchi è una persona che, chiedendo, fa: ma perché le persone cercano qualcosa di diverso dal cristianesimo? Fa: io non comprendo, fa, perché il cristianesimo è così ricco che potrebbe fornire la risposta a tutto. Lei è cristiana in questo senso. Sì, sì, ma la Cecilia Gatto Trocchi ha fatto delle dichiarazioni completamente infondate anche sul panorama. Cioè, nel senso che lei ha detto che ha fatto alcune cose a Vicenza, quando a Vicenza non si è mai messo piede. Sì. La Cecilia Gatto Trocchi ha detto che è andata a Vicenza, è andata a sacrificare per quei pagani cagnetti neri, che io non ho mai sacrificato, che mi risulti, e neanche tutti i pagani che conosco di Vicenza hanno mai sacrificato neanche una mosca, penso, dicendo che erano venuti a Vicenza e sentendo i carmi di Ovidio avevano sacrificato i cagnetti neri. Questa è la dichiarazione, e ho ancora il ritaglio di panorama, cioè questa dimostra la capacità della fondatezza. Altra collaboratrice che crea questa tensione, ad esempio, è questa Silvana Radovani. A proposito, la Radovani mi ha pagato i libri, sai? Sì. Gesù di Nazareth, l'infamia umana, io lo vendo a 70.000 lire. Cioè, ne avevo vendute 3 o 4 copie, una roba del genere. Bene, una delle copie pagate in contanti in anticipo è arrivata da Radovani. Sì, cioè, beh, e lei, e lei è un'altra collaboratrice, cioè è tutta gente che fa... Ah, si è spacciata per Verginella Disponibile, più o meno, adesso ho la lettera a casa, più o meno si è spacciata in quei termini. Cioè, e tenete conto che questa qui, la Silvana Radovani, è una collaboratrice che quando, ad esempio, esiste qualcosa che deve essere interpretato e si rivolgono ai preti, i preti passano lei alle questure. Cioè, e lei vive così. Di conseguenza, cioè, il discorso è questo qua. Noi che abbiamo un'altra attività per vivere, non abbiamo bisogno di fare delle cose per mandare avanti la nostra attività, e se facessimo delle cose per la nostra attività le faremo legate a un qualcosa di concreto, cioè nel senso penseremo di creare una cultura, delle forme culturali, delle associazioni, degli spazi in cui le persone si possono realizzare. I pagani hanno questo, cioè che creano qualcosa e che danno qualcosa. I cristiani hanno soltanto l'inquisizione, il saccheggio. Di conseguenza, nel momento in cui non c'è nessun elemento che dia di pretesti di tipo legale per andare contro qualcuno, loro creano la pericolo. Cioè, esiste un libro che io consiglierei di leggere, che si chiama, è fatto dalla casa editrice di Rivia Prodi, che si chiama Nemici dello Stato, criminali, mostri e leggi speciali nella società di controllo. E questo libro affronta tutte quante anche il rapporto del Ministero degli Interni con nomi e cognomi dei collaboratori. E cosa dicono? Nel caso del rapporto dicono fa strategie del panico mediatico, cioè che solo creando la paura tramite i mezzi riesce a dominare la gente, perché nel momento in cui la gente vive con la paura avrà sempre la paura di doversi difendere da qualcosa e che troverà nell'altro un pericolo. Di conseguenza, se io vado a disgregare anche le persone di coesione o di curiosità e se vado a demonizzare, nel senso cristiano del termine, le cose, le persone verranno sempre filtrate nell'affrontare qualcosa di diverso e di uscire uscire dal campo religioso in cui sono inserite. I cristiani dicono, beh, noi ti diamo una certa certezza, una certa tranquillità, ci siamo a posto. Chi te lo fa fare da andare a cercare gli altri? Esatto, e allora ti crei la paura di verso gli altri, non su quello che gli altri pensano o quello che fanno, perché non esiste nessun reato imputato a chi non sia fuori dal cristianesimo, perché i cristiani sono un insieme di criminalità realizzata e concretizzata, criminalità di tipo religioso, di tipo politico, di tipo sociale e di tipo anche comportamentale. Allora loro vanno ad attribuire i loro comportamenti, il loro modo di essere agli altri, come gli inquisitori. Gli inquisitori proiettavano le loro fobie, le loro paure, le loro manie, le loro perversioni sulle streghe. Esatto. Sì, e venivano fatte le domande in questa maniera, non cosa hai fatto, ma hai fatto questo, tu dovevi rispondere solo sì e no. Cioè, il cristianesimo come forma di inquisizione non è cambiato, è sempre questo. È lui che dice cosa tu hai fatto e tu devi solo confermare. Bon, andiamo un attimino avanti, adesso con le infamie, e poi passeremo alle sentenze della Corte di Cassazione e Corte Costituzionale. Perché? Perché, come ho detto l'altra volta, è vergognoso che una Corte Costituzionale, una Corte di Cassazione si faccia un mazzo tanto a livello intellettuale, a livello giuridico alto, per far cambiare le cose in questo sistema sociale, dopo ci siano dei figli di puttana che vanno in giro a dire persone: tu devi dire questo, devi dire l'altro, devi parlare in questo modo e un altro. Allora, Gazzettino, 14 luglio 1999. Anziani curati a schiaffi nell'ospizio della curia. Padre Pio, un pazzo, istrionico, dal giornale, dal 2 del 7 1999, su Micromega comunque. Milano, violenze e maltrattamenti, la figlia era una schiava, condannato a 13 anni.
Dopodiché, se questa qua diventa testimone di Geova, qualcuno gli dice chi se la setta. Dal Gazzettino del 25 maggio 1999, si proclamava Dio alla sbarra, processo a un psicoterapeuta di Bari. Quanto è pericoloso essere cristiani. Roma, Corriere della Sera, 28 aprile 1999, violenza all'istituto, arrestato giardiniere, suora sotto inchiesta, le persone handicappate come oggetto di possesso. Uccide la moglie e figlie dopo il pellegrinaggio, La Repubblica, 0405 1999. Devoto e tranquillo, e ha ammazzato la moglie dopo il pellegrinaggio a Padre Pio. Un miracolo? Sì. Nel Veronese, violentata a 8 anni, nel Veronese da 4 ragazzini, ma l'intero paese volta le spalle alle famiglie della vittima. Le famiglie della vittima chiedono giustizia e il paese li volta le spalle. Perché? Perché il paese è cristiano, le persone sono oggetti di possesso, questi 4 che l'hanno violentata l'hanno trasformata soltanto in un oggetto di possesso. Dunque, secondo il paese, avevano ragione. E questa qua è la mentalità che viene costruita. È una strega uccisa a botte. La famiglia pensava che la piccola fosse indemoniata. Il rito davanti alle sorelline. La Repubblica, 19 gennaio 1999. Guarda che non sono vecchi questi articoli, eh? Sì, no, ma... La zia accoltella la nipotina, è stato un ordine di Dio. La Repubblica, 29 marzo 1999. Ok? E sono tutti articoli recenti. La baby malinconia, patologia del 2000. Questo è uno degli effetti dell'educazione cristiana sui bambini. Trasformare sì, in malinconia di distruzione. Ma tra l'altro, quella lì, donna che ha ucciso la nipotina, sì, l'ha detto che l'ha fatto per suo ordine di Dio. Sì. E faceva parte di un gruppo religioso, esatto, cristiano. E nessuno, esatto, ha pensato giusto, che sarebbe stato giusto... Di colpevolizzarlo. Esatto. Mm. È indemoniato, mamma spara al figlio. Guarda caso è venuto qui a due passi, no? A Mestre, tragedia della follia, no? Tragedia del cristianesimo, il cattolicesimo fa questo. Ronde di ultracattolici nel club degli scambisti. Oh, vedete, farvi i cazzacci vostri, vi altri, una volta tanto. Se vi altri avete fobie paranoiche nel cervello, tenere le fobie paranoiche nel cervello, cazzo. Esiste il diritto alle persone di fare quello che vogliono, quello che hanno piacere di fare, quello che gli dà vita. Non le vostre fobie paranoiche di delinquenti assassini. Attenzione, La Repubblica, 11 aprile 1997, il sesso prematrimoniale porta figli handicappati. Sai di chi è questa? Questa affermazione lo dice il capo dell'Opus Dei. Siamo una roba da medioevo, non avevo mai usato. Il sesso prematrimoniale porta figli handicappati. Se questo non è terrorismo pure semplice, spiegatemi voi che cos'è. Ostia, una scoperta, una nuova scoperta. Nessun sacrificio umano fra i fenici. Chi è che ne aveva dubbi? Sono i cristiani, naturalmente. Chi sacrifica i loro figli? Il Gazzettino. Un Vangelo ad ogni soldato italiano, quelli mandati in Albania. Tanto per capirci un attimino come funzionano le cose. Tortura e violenza ora è un reato. In Brasile e in Perù. Bisogna aspettare il 1999 perché la tortura e la violenza siano dei reati. Perché venga abolito il matrimonio riparatore. E questo grazie al cristianesimo. Che cos'è il cristianesimo? Eh? La Repubblica, martedì 11 giugno 1996, nel 96 questo, bambina piromane razzista, una ragazzina bianca di 13 anni arrestata nella Carolina del Nord per l'incendio di una chiesa frequentata dai neri. Pensa un po' che razza di devastazione porta il cattolicesimo al cristianesimo. Inquisizione. Cazzo, il Gazzettino, 27 marzo 1997, sarà ricostruita a Parigi la statua bronzea, eretta nel 1905 e fusa dai nazisti, dell'ultima vittima francese dell'Inquisizione, François-Jean Lefebvre, le chevalier de la Barre, a 20 anni nel 1766, subì lo strappo della lingua, il taglio delle mani e della testa e il rogo per aver mutilato un crocefisso, aver cantato canzoni blasfeme e non essersi scappellato davanti ai frati. Che reati, la miseria. Se io oggi posso dire questo per radio è anche grazie a questa persona alle quale va tutta la mia stima e tutta la mia devozione. In Brasile 25.000 schiavi, 26 giugno 1995, e questa è una società cattolica cristiana. Non si fa il segno della croce, punito bimbo ebreo. Il Gazzettino, 31 maggio 1995. E chi è a punirla? È una cattolica. Punisce il bambino perché non si fa il segno della croce. Che schifezza.
Ho il gazzettino 0605 1995 e il testimone non chiamerà in causa Dio.